Stefano De Martino si racconta tra lavoro e privato sulle pagine di Vanity Fair. Il conduttore 33enne, volto di punta di Rai 2, confessa la sua più grande paura, la solitudine. Mi spaventa invecchiare da solo. È consapevole però che non succederà, anche se dovesse nuovamente lasciarsi con la moglie, Belen Rodriguez. E spiega il perché. L'ex volto di Amici, nonostante sia atterrito dalla prospettiva di rimanere solo, sottolinea, non succederà mai perché sono un animale talmente sociale che potrei andare in un paese sconosciuto e fare amicizia con il gestore di un bar in due ore. Con l'argentina 38enne dopo la reunion, la seconda, ha deciso insieme a lei di vivere l'amore con grande riservatezza. Il motivo è semplice, di vita privata se n'è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un'identità lavorativa definita, sarebbe un peccato se l'attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui. Anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori. De Martino nega di aver fatto questa scelta per scaramanzia, l'argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro. I due hanno gusti diversi in TV, soprattutto sulle serie in onda, abbiamo gusti differenti. Senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così. E sul figlio Santiago, 9 anni racconta, Santi è quello che decide cosa vedere in casa, noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things e grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente.